Non usciamo vivi da questa risposta. Poi puoi iniziare a litigare. Finalmente Q&A, l'ultimo Q&A che abbiamo fatto risale a Budapest. Bravo! Due anni fa. E non me l'ero preparata. No, due anni fa Budapest, quindi alcune domande, ad esempio come ci siamo conosciuti eccetera, abbiamo risposto in quel video, non risponderemo in questo. Piazza degli Eroi. No, in realtà quando abbiamo risposto a quella domanda eravamo al castello. Bah, vabbè. A Piazza degli Eroi mi ha detto che non mi sposerei mai. Comunque mi ricordo ancora le critiche. Vi metto il link qua, sappiamo già sulla che mia non testa. Lo metterò mai, però vabbè, ci provo. Iniziamo perché tutte le domande che mi avete fatto me le avete poste su Instagram. Scusa, io non sono abituato, ma dove guardo? Me stesso? No, o lì? Lì? Però vabbè, tendenzialmente guardo. Ce la farò mai. Vabbè. Allora, litigate mai per quali motivi? Vai, inizia tu. Litigate mai? Spesso e volentieri litighiamo. A me, tra virgolette, piace litigare e penso che sia utile per la coppia, quindi sì. Anzi. Però, cosa succede? Che io non so litigare. Quindi io sono una di quelle persone che nel momento in cui tu mi esprimi la tua opinione, io ti dico la mia, se riusciamo a trovare un punto in comune, ok, se no... Per me la discussione finisce lì, quindi... A prescindere, quindi... Cioè, non esiste il litigio, perché basta, cioè, ok, non siamo d'accordo, siamo d'accordo nell'essere in disaccordo. Però, vabbè, ovviamente a volte litighiamo, però ovviamente poi facciamo sempre pace. Da 7 anni a questa parte facciamo pace. Litigare in una coppia è importante, comunque. L'importante poi è risolvere, chiarirsi e quant'altro, via. Come avete affrontato la relazione a distanza? Noi ci mettevamo ovviamente d'accordo e bene o male siamo sempre saliti o scesi una volta per uno e in realtà nei primissimi tempi addirittura ci ritrovavamo in qualche città tipo Bologna, poi abbiamo fatto Modena. Poi basta, mi sa. Però tutto bello, in realtà detto così meet potrebbe... me halfway. No, poi col tempo ci siamo sempre ritrovati o a Prato o a Padova. Finché poi, vabbè, lei non è andata a Piacenza, è così. E i primi tempi sono stati un po' un tran tran sui treni. Secondo me la nostra forza è stato il fatto che abbiamo iniziato con una relazione a distanza ed abbiamo continuato finché non ci siamo uniti. Ora sarebbe veramente difficile risepararci, secondo me. Allora, chi è il più geloso? Io, per forza. Perché per forza? Perché te anche risposta... No, in risposta a quella di prima in realtà. Sì, perché a lei non piace fare discussioni, perché non ha voglia di stare lì a guardare, quindi non gli frega niente. Io... Non è vero, è che mi fido, cioè, perché devo essere gelosa? Cioè, se io devo essere gelosa della persona che è accanto a me, allora non sono con la persona giusta, perché la persona accanto a me mi deve rispettare. Però un pizzico di gelosia ci vuole, infatti il pizzico ce l'hai. Allora, un pizzico quando so che sei con un gruppo di tuoi amici che va a ballare in mezzo a 10.000 ragazze, un minimo sono gelosa. Ma gelosa... Comunque in realtà anch'io ero geloso all'inizio e ne avevo tutti... Tu devi essere geloso. Avevo tutti i motivi perché effettivamente lei c'è stato un periodo in cui usciva solo in gruppi di maschi. Poi perché col tempo, le ragazze sono un po' antipatiche. Col tempo alla fine, io le ho sempre detto, cioè già solo avere un gruppo misto come ho sempre avuto anch'io. Già, e infatti da quando hai avuto un gruppo misto non... Mi sono sempre fidato molto di più. Sì, perché sto gruppo ci sei anche tu, quindi... Beh, sì, vabbè. Sì, vabbè. No, vabbè, ma quando andavi a Piacenza, alle feste di classe... Sì, 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 perché ero con la Vera. Non ti ho mai... Beh, è vero, la raccomando, la Vero. No. Grande, Vero. Grandissimo. Comunque lui il più geloso. Poi una nuova abitudine che vorreste condividere in un futuro assieme. L'uncinetto, vai.
Ti insegno logica. No, con tutto il rispetto, no, no. Non lo so, potremmo cercare un'abitudine. Un'abitudine, però secondo me ne facciamo tante di cose insieme, c'è quindi anche quello trovare da dire, un'abitudine. è bello che ognuno abbia anche i propri spazi nella coppia, soprattutto in questo periodo. Noi stiamo tanto tempo insieme, sono un anno praticamente che Allora, non passiamo più di 3 giorni devo essere separati. sincero, risponderei con: al momento non ho l'esigenza di trovare Giusto. un'attività da fare con te, Sì. quotidianamente o insomma nel quotidiano. Sì, ora non c'è la necessità, in futuro però questa domanda potrebbe tornare utile. Lo scopriremo. Gli argomenti per i quali vi confrontate di più. Bello, è un sacco. Allora, diciamo che confrontarsi significa proprio parlare di tematiche, una cosa bella, non so dire, cioè a me piace, del nostro rapporto è che ogni tanto ascoltiamo la televisione, eccetera, escono delle Esatto. tematiche e noi ci mettiamo lì Le e pubblicità. sì, e ne Noi commentiamo parliamo. tantissimo le pubblicità, ci piace. Per le tematiche, Esatto. cioè cerchiamo un attimo di capire che tematiche ci possono essere dietro alle pubblicità o Esatto. comunque argomenti, non lo so, Ah, sì, maschilisti, come esatto. si può Sì, riassumere. maschilismo, femminismo, lì ci confrontiamo molto. E è bello perché. L'omosessualità, una cosa o Sì, un'altra. sì. Cioè, prendiamo un argomento e ci riflettiamo Sì, insieme esatto. senza che ognuno dei due abbia tipo due pareri No, contrastanti. Cioè, infatti. semplicemente ne parliamo e Anzi, trattiamo quell'argomento insieme. a volte Sì. ci E chiediamo ci anche, confrontiamo, cerchiamo, cioè, ci poniamo vogliamo domande. conoscere Esatto. il parere dell'altro, in realtà, sì. Sì. Poi quando è contrastante, in realtà è più interessante vedere il punto di vista Sì. altrui. Però, cioè, spesso ne parliamo giusto per impararne di più. Ho visto una carina, dai. Ah, Luna preferisce Silvio o Jimmy? Metti qui video esplicativo. Prove di affetto. No, non vale toccarlo, non vale tenerlo. Tanto Allora, di più. non è mai diventata un'abitudine la vostra relazione? Ho paura che le mie finiranno così. Allora, 7 anni insieme, sempre insieme, è difficile. È difficile non diventare fratello e sorella e è difficile mantenere quel rapporto che deve essere un rapporto di coppia. Bisogna Vivo, un impegnarsi. rapporto vivo. Sì, un rapporto vivo, cioè bisogna impegnarsi perché se si lascia andare. Il risultato è fratello e sorella e a volte succede quando tipo sono tua sorella, ci sta, è normale perché siamo diventati, cioè obiettivamente abbiamo passato insieme un 7, 14, 21, 28, un quarto della nostra vita, quindi comunque una parte molto importante e bisogna fare delle cose per tenere vivo il rapporto come deve Esatto, essere. cioè, se ti immagini se su 7 giorni tu torni a casa, cioè quando torni a casa, ognuno dei due torna a casa, va bene? Te, non lo so, te Esatto. ti metti al computer a fare le tue cose, Esatto. io a fare le mie, Esatto. ok? Che non si sposano e si stanno anche antipatiche fra le due, cioè magari io ti do noia mentre gioco ai videogames, questo può portare a... Noia nella coppia, quindi cosa bisogna fare? Cioè, cosa facciamo affinché non succeda? Che quando ognuno torna a casa la sera ci si mette di impegno a porsi a parlare. Perché quello secondo me è ciò che uccide la coppia. Quindi la sera parliamo come è andata la giornata, come è andata la giornata. Durante la settimana, quando era possibile, ci eravamo presi degli appuntamenti per andare a fare degli aperitivi. E una volta io avevo anche avuto l'idea di fare una cosa un po', vabbè, fuori dal comune, che era quella di incontrarci direttamente tipo al ristorante. Quindi ognuno si sistemava a casa, che cioè, creava quel brio del vado all'appuntamento, perché è anche un pochino quello che magari affatica la coppia, il fatto di essere sempre in casa, ci si vede in pigiama, ci si vede in tutte le condizioni e prepararsi insieme, eccetera. Cioè, anche prepararsi per andare a un appuntamento con te ridà un pochino quel brio del passato. Sì, ma bene o male sono quelle cose che si dicevano prima, nel Sì, senso. fare cose insieme, Sembra però che io sia stato in silenzio, nel frattempo su questa abbiamo domanda ci discusso. abbiamo discusso almeno 6 minuti, Sì. almeno.
Vabbè, comunque è stata bella la sua risposta, io condivido perché in realtà è quello che avrei detto Qual anch'io. è la pazzia più grande che avete fatto l'una per l'altra? Beh, io me la ricordo, io me la ricordo. Vai, dilla. Allora, non so se era il Ah! primo anno che stavamo insieme, lei aveva una sfilata Sì. a Trieste e niente, Trieste? sì. A Trieste e io Trieste! Trieste. A Trieste! Continua Ah, a dire ok. Trieste! Qui a Trieste, vero? Sì, a Trieste. Trieste. Sì, Trieste comunque, anche qui è la quarta volta che sbaglio a dire Trieste. Trieste. Vabbè, allora sto concorso dov'era? A Trieste. Dai, non fare asino, ci mettiamo 3 ore. Ok, via, Trieste. Allora, quindi era un evento, una sfilata a Trieste, Sì. giusto? Dai, ma sei una... Cioè, te non ce la faresti mai, eh. Non ne usciamo vivi da questa risposta. Accidenti a sto Trieste del cazzo. Vabbè, allora dopo la quinta volta, ok, abbiamo appurato che io dico Trieste e non Trieste. Andiamo avanti, ti prego, se no non se va più. E diciamo che io ho deciso in pochissimi giorni di andare su e raggiungerla, perché comunque mi aveva parlato del fatto che comunque era da sola a questo evento, quindi era un pochino insicura, un pochino triste all'essere da sola e tutto è. Allora ho deciso di farle io una sorpresa e niente, io arrivai con, non so, 3-4 ore d'anticipo. No, io arrivai la sera prima, però non avevo né avuto voglia né il tempo di prenotarmi l'hotel. E quindi ero partito così galeotto con l'intenzione di stare tutta la notte sveglio e nella notte visitarmi Trieste, che in realtà mi ispirava tantissimo come città, infatti città stupenda, Piazza dell'Unità, Bellissimo. spero di non sbagliare, ma Piazza dell'Unità, una delle piazze più belle che abbia mai visto. E niente, poi mi sono ritrovato alla fine, dopo essermi girato tutta, cioè una bella parte della città durante la notte, poi un po' sfinito, la mattina sono andato a dormire su una delle banchine Che del molo pazzo. perché sapevo che poi sarebbe da lì a poco sarebbe arrivata lei, quindi giusto una dormitina Io mi così. Ho ricordo lo un po' shock quando barboneggiato. me lo sono ritrovata a Trieste in stazione, e ovviamente io non sapevo che aveva passato la notte come, non so, un clochard. No, ma esagerato, ho un po' barboneggiato. Però lascia fare, cioè io sono andato No, ok, a farmi grazie. la Cioè, mia sono bevutina. sì, Cioè, nel grazie. senso, io mi sono fatto tutto Ok, fino alla dopo un mezzanotte. quarto d'ora Alla che mezzanotte è siamo chiuso. riusciti a rispondere a questa domanda, Per colpa di io non lo so, cioè, sinceramente. Boh, mi viene da pensare a quando ti ho portato sushi da Padova a Firenze, ma non è una Stavo grande pensando a pazzia. quello, però non è il mass. Cioè, nel senso, fra tutte. Forse non le ho mai fatte. E ho sempre cercato un Oh, vabbè, po'. non è che bisogna per forza No, farle, vabbè. cioè, nel senso. Quindi con questi begli occhi neri, vai. Siccome è scesa la luce, c'è cioè questa cosa, luce Abbiamo gialla delle ombre tremenda. sul viso che. Continueremo il Q&A domani, ma per questo momento vi lasciamo questa prima parte. Se avete altre domande, ponetele qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo video. E quando rispondiamo? Un altro Q&A? Stay tuned. Ciao!